Grazie a lei, grazie a voi, sindaco Pro Spagnol premio con la primo. Grazie a lei, grazie a voi. Liventina Santo Enrico, Oletto Marco. La Liventina arriva, ecco qua. Si sta poco. Bene, grazie anche a voi, complimenti. Facciamo dire due parole sia al rappresentante della Liventina che anche al rappresentante della FIGC. Tanto grazie di essere qua, a lei un benvenuto, a lei grazie. Allora prima il premiato e poi Antonini. Allora io non sono il premiato, sono il presidente della Liventina Santo Dorico. Il premiato purtroppo, siccome lavora al CRO di Aviano, era di turno e non è potuto venire. Il riconoscimento a questo ragazzo che gioca nella prima squadra è per la dedizione che ha per lo sport, per la nostra società e anche perché a tempo libero alla sera si impegna a fare l'allenatore per i piccolini con un bellissimo risultato da parte sua e anche corrisposto bene dalle famiglie perché gli vogliono bene. Tutto qua. Grazie. Invece Del Piero consegna la pergamena, prego di rimanere qui, prego lei, Antonini, lei due parole anche rappresentante della federazione. Sì, grazie dell'invito a rappresentare la Federazione Italiana Gioco Calcio, è un onore per me essere qui anche quest'anno come gli altri anni perché è un grande merito, dobbiamo darlo alle autorità, al comune, alle associazioni sportive che tutte operano in questo mondo di volontariato, quindi un grazie di cuore a tutti perché il volontariato continua ad essere il nostro mondo, non è il professionismo sicuramente da guardare, da prendere e da prendere da esempio, perché l'esempio siete voi che lo fate con passione, grazie. Mentre lasciamo andare, no prego, lei rimanga qua perché abbiamo un'altra premiazione calcistica, lei si può accomodare, grazie, gentile. Abbiamo la SSD Sacilese con Modolo Christian, qua, grazie. Anche per loro un applauso, qua abbiamo la consegna del pergamino. Siete aumentati? Allora li presenta lei. Grazie. Buonasera a tutti, allora io sono rappresentante della Sacilese Calcio. I ragazzi inizialmente erano quattro, ma perché gli altri non potevano, ma sono arrivati lo stesso. Io non mi ricordo i nomi di tutti, però ve li faccio dire da loro. Ermal Coccolari, Bettiolo Riccardo, Pizzuti Andrea, Bosa Federico, Gentili Andrea, Simone Zonta, Modolo Cristian, Ragogno Filippo. Allora, questi ragazzi qua l'anno scorso sono diventati vice campioni regionali, disputando la finale con una squadra che è il Donatello, quindi una squadra molto importante nel settore giovanile, quindi noi essendo arrivati anche secondi, per noi è stata una grandissima vittoria, è stato un bellissimo gruppo che ci ha fatto divertire non solo i ragazzi ma anche a noi genitori che li abbiamo seguiti perché hanno formato un bellissimo gruppo. Di questi ragazzi qua poi ce ne sono uno che è andato all'Udinese nelle giovanili, quattro nelle rappresentative e poi un ragazzo anche qua nel Donatello, giusto? E Liventina Gordense, ok. Volevo presentare. E anche il mister non c'era, ma qua c'è il vice mister, Matteo Pegolo, che li ha seguiti da parecchi anni e li conosce tutti forse meglio di me. Non parla, niente, va bene. Ok, grazie mille a tutti, buona serata. Grazie a lei, silenzio stampa per il mister, nonostante il buon risultato, adesso una foto di gruppo. Anticipo già che chiamerei con piacere, anche suggeritomi ovviamente dalle persone qui presenti, Mauro Chiarotta a salire sul palco per la prossima premiazione che riguarda, che Mauro Chiarotta, grazie a voi, grazie a Sicilese Calcio, che è un fiduciario CONI di Pordenone. E chiamo il Sacile Basket con Bortolin Matteo, Stefano Cescon, Matteo Chiesurin, Giovanni Da Rosso, Andrea Fappro, Zaccaria Ramadi, Francesco Ripa, Nicola Rosada, Davide Santi, Nicola Sitti, Vittorio Stinat e Leonardo Tagliariol e infine Alessandro Zoltan. Ecco qua anche a voi ragazzi, complimenti.
Facciamo chi parla e parla discorso. Non sarebbe neanche presentarti, Angela Ortolana, a te la parola, con piacere di rivederti. Intanto grazie Stefano, grazie all'amministrazione comunale, grazie a tutti. A me batte forte, c'è stato in quest'anno un passaggio importante, qui vicino a me abbiamo la nuova presidente che è Cristina Barzan, una ragazza che è piena di entusiasmo, come lo ero io circa 30 anni fa, perché ecco che ho iniziato a, prima giocavo, quindi ho iniziato la mia attività giocando come tanti bambini che fanno mini basket, iniziano da 5 anni. Voi sapete che la nostra società è nata nel 1976, ecco, quindi io sono del 72, fate un po' i conti. Quindi è un po' la mia famiglia il Sacile Basket, come lo è stato per tante persone, per tanti atleti, per tanti ragazzi. Vorrei prima di tutto dire grazie, un grazie enorme a questi atleti che l'anno scorso hanno disputato il campionato Under 14 piazzandosi primi in provincia e terzi a livello regionale, e devo dire che hanno affrontato un campionato veramente difficoltoso, perché voi capite bene che in periodo di Covid ci sono state anche dei momenti in cui questi ragazzi disputavano addirittura 3 partite a settimana. C'è stato proprio un susseguirsi di partite, no? Per far tornare, per far disputare tutte le partite che erano necessarie fare. Quest'anno questo gruppo qui addirittura partecipa al campionato regionale d'eccellenza, Under 15, ed è l'unica squadra provinciale che vi partecipa. Quindi dobbiamo essere orgogliosi, sia perché sono i nostri ragazzi di Sacile, ma proprio perché appunto siamo gli unici in provincia che si vanno a confrontare con Trieste, Udine e squadre dove sappiamo che i club sono di un certo tipo. Niente, la nostra attività procede come sempre con tutte le categorie, parte dal settore mini basket per arrivare alle prime squadre. Orgogliosi anche di aver fatto sì che tra di noi entrasse anche una nuova società, la società satellite che è il Valle Nuncello, e siamo orgogliosi perché diamo la possibilità a tutti i ragazzi di affrontare campionati alla loro altezza. Io vorrei ricordare non solo, ormai non siamo rimasti tanti, però faccio un in bocca al lupo a questi atleti che hanno sicuramente qualcosa in più rispetto a altri, ma ricordiamoci che tutti questi atleti sono partiti dal mini basket o comunque dall'attività promozionale amatoriale, che è fondamentale in tutti gli sport. Grazie ancora e grazie ragazzi. Vi chiedo scusa, ma Davide, non l'ho citato prima, lo cito adesso, è uno dei nostri allenatori che si occupa appunto di queste squadre. Bravo Davide! Grazie, grazie Mauro Chiarot, fiduciario CONI di Pordenone, la mia presidentessa Barzan e Angela Ortolani, ex presidente del Sacile Basket. Una foto ricordo e proseguiamo, grazie a voi, grazie, e proseguiamo con l'altra premiazione dei Taekwondo Fire Dragons con Alexander Veron, Anna Carolina Badea, Emily Castorio, Noemi Castorio, Matteo Cateni, Angelo Cignola, Attilio Cignola, Sofia Eleonora Cilitti, Marco Del Ben, Daniele Del Fabbro, Nicolò Eliscia, Fickling e Nicolò Eliscia, scusate, Figli Mario, Nicolò Fratter, Sabrina Mancino, Aurelio Megna, Francesco Paolo Megna, Mohamed Naibi, spero sia giusto, Saibi, ecco, la N si lascia a casa, ho capito, Saibi, ci impara sempre qualcosa di nuovo, Alessandro Piola, Lorenzo Placa, Agnese Maria Rigato, Zeno Rigato, Mirella Salzillo e Adele Tomasella. Un grosso applauso, passo la parola e il microfono a Virginia. Virginia però deve mettersi davanti. Buonasera, innanzitutto grazie mille per l'invito.
Grazie mille all'assessore allo sport. I nostri ragazzi vogliono omaggiare lei e l'assessore Ruggero del nostro calendario. Può venire? Ragazzi, chi è che ha i calendari? Questa volta siamo noi a dare qualcosa a lei. Ecco qui l'assessore Spagnol. Salve. Cosa dire di questi ragazzi? Beh, tra di loro ci sono campioni italiani, rappresentanti della regione Friuli Venezia Giulia, rappresentanti per il trofeo CONI della regione Friuli Venezia Giulia. Vorrei ringraziare tutti questi ragazzi perché in quest'ultimo periodo il nostro maestro è dovuto assentarsi per un problema di salute. Questi ragazzi sono andati in Slovenia da soli, accompagnati da me, da Angelo e da Tilio. Hanno vinto tutto quello che potevano vincere e ci siamo aggiudicati la coppa del secondo posto, gara internazionale Slovenia. Grazie ragazzi! Qua dietro la platea, qua al parco, c'è un po' di movimento. Sì, prego Virginia, per amor di Dio. Grazie. Volevo presentare Daniele Del Fabbro, 4 volte vice campione italiano para taekwondo. Come sei? Grazie Daniele. Poi non si può rischiare di mancare di... Sì, perché non so se mi spiego, qua siete in tanti e anche ben allenati. Ditemi voi, procediamo con l'assessore Roberto Lodley Pergamene, ma ci sono anche 1, 2, 3 premi speciali. Allora, caro Alessandro, a te la responsabilità, adesso lo dici, i premi speciali per... Adesso, sono 3 medaglie d'oro al campionato internazionale in Slovenia, nome impronunciabile. Che la pronuncia? Nagorica. E l'altro premio speciale? No, tutti. Tutte e 3. 3 medaglie d'oro, bene. 3 medaglie d'oro e diciamo il nome. Allora, Cignola Angelo, qua al buio è una meraviglia, Filì Mario e Castorio Noè. Un bel applauso a questi 3 atleti per la medaglia d'oro. Prego, Antonella Baldo, Alessandro Gasparotto e Ruggero Spagnol consegnano i premi. Bravissimi, complimenti. Ci avviamo piano piano alla conclusione di questa meravigliosa serata pomeriggio con gli ultimi premi, non prima di aver salutato tutti questi bravi atleti e Virginia, complimenti per l'energia e la competenza, grazie ancora, bravi ragazzi e buon proseguimento di allenamento e di buoni risultati a tutti voi. E qua adesso abbiamo, dopo la foto, un altro, qua caro Alessandro, qua siamo sul duro, vieni, adesso qua lo pronunci te. Beh, i Warriors ci arrivo anch'io, qua ti voglio. Arm Wrestling, Ivanos Academy. Academy, Elisabetta Canton, Ivano Peruc e basta, e siamo arrivati al momento topico. 2 persone da non fare arrabbiare. Molta gentilezza, molta accortezza, grandi complimenti. Allora, concludiamo con il botto, giusto Alessandro? Concludiamo con il botto finale? Con il botto finale. E che botto? Sì. Facciamo raccontare a... Tanto Ivan, piano, ecco piano, complimenti, grazie. Elisabetta, 2 parole anche a voi. Grazie, allora abbiamo qui Canton Elisabetta, che è l'ultimo campionato europeo. È arrivata seconda col braccio destro e seconda col braccio sinistro. Brava. Poi io ho fatto un secondo posto di sinistro e un terzo di destro. Abbiamo fatto 4 medaglie ai campionati europei, Master e Grand Master. Poi ai mondiali a me è andata un po' male, sono arrivato 4 quest'anno. Comunque non sono andato al podio. Elisabetta ha fatto un secondo posto di destro ed ha vinto il campionato del mondo con l'oro ai campionati mondiali in Francia. Queste sono le ultime 2 competizioni, adesso pensiamo al 2023. Grazie a tutti. Sì, grazie a voi, ma aspetta, prima dei premi ci devi spiegare, curiosità, come ci si avvicina a questa attività? Come mai? Come si nasce? Cosa si fa? Quanto allenamento ci vuole? Sono curioso, ci spieghi un po' come funziona. E come sempre si inizia in palestra, poi il braccio di ferro è nato diciamo da ragazzi, sai come si faceva una volta sui tavoli, sui bar,
e poi, non trovando avversario, ho iniziato a fare qualche gara a livello regionale e ho visto che, andando avanti, ho cominciato a vincere a 22 anni il primo titolo italiano in diretta alla RAI a Domenica Inn con Raffaella Carrà, e lì si sono aperte le porte. Ma che tipo di allenamento? Che tipo di allenamento fa? A parte mangiare spinaci, che come mi ha suggerito, no? No, è un allenamento basato sulla forza, diciamo. Sulla forza. Sì, sulla forza. Facciamo una prova sul tavolo. E niente, è basato sulla forza e si allenano gli avambracci, le mani, le prese, che sono molto importanti. Non c'entra i volumi, perché bisogna avere nervo, diciamo, è molto importante. Sì, un allenamento basato sulla forza. Complimenti anche a voi, grazie, un grande applauso. Premio al sindaco Carlo Spagnolo, assessore alla cultura Ruggero Spagnolo. Prego, prego, deve dire, prego. Sì, sì. Sì. Una bella stretta di mano e chiudiamo in bellezza questa giornata, pomeriggio ricco non soltanto di premi, se permettete, è stata una delle manifestazioni più sentite e anche più curiose e emozionanti, perché abbiamo ascoltato diverse testimonianze. Se qualcuno delle autorità, piano con le mani lì, che c'è Aliman, sì. Grazie a voi ragazzi, grazie, complimenti. Sindaco, a chiusura, bisogna chiudere questa bellissima, complimenti, giornata, spero sia stata gradita anche ai nostri ospiti, ai nostri atleti, io credo che sia veramente riuscita molto bene, complimenti a voi per averla realizzata e soprattutto per la testimonianza di tutti voi, che io vorrei chiudere con un bel applauso generale anche da parte vostra per questo momento, che sia di buon auspicio e ottimismo per il futuro e continuare a fare lo sport, qualsiasi sia. Sono davvero molto emozionato, è stata una serata straordinaria, veramente complimenti ancora a tutti quanti. L'appuntamento è per la prossima edizione, perché non c'è il 3 senza il 4 e così via, insomma. Grazie a tutti e buona serata. Da parte mia un grazie a voi di essere stati così presenti, numerosi e entusiasti, grazie all'amministrazione, grazie a Alessandro Gasparotto e a tutte le autorità qui presenti.